è un'attività dove lei ha collegato per l'ennesima volta, dico per l'attività fatta in pubblico col privato, qui c'è una sinergia delle istituzioni pubbliche con l'interessamento del privato, e questo che bisogna dare atto, e questo che bisogna seguire per il futuro, perché le istituzioni pubbliche senza la presenza del privato chiaramente hanno delle difficoltà. E allora tutto questo può portare cultura, può portare turismo, può portare grande interesse a questo territorio, e quindi io dico in conclusione, continuiamo su questa strada, perché questa è la strada della vittoria, questa è la strada della nascita di un territorio che per anni è stato lasciato al suo destino, e la politica è chiaramente responsabile di questo fatto. Riappropriamoci di questi territori. Io da quando sono eletto sono sempre qui, continuo a interessarmi delle problematiche di questo territorio, dalla mattina alla sera lo continuerò a fare, perché questo territorio deve riavere la politica al suo fianco, la politica che per molti anni è mancata, oggi ci deve essere appunto questo interesse. Sindaco, complimenti e grazie per l'invito, io vi ascolterò. Grazie all'onorevole Cremo, grazie per il bel intervento. Io comunque ritengo che ciò che è stato fatto è perfettibile, e poi ci sono anche altri campi di attività che ovviamente possono essere affrontati. Saluto il presidente Cassata per l'intervento, e adesso lasciamo spazio, come giusto che sia, al dottore Vico Bon, che ci esporrà tutto quello che è il contenuto di questo allestimento museale nel dettaglio. Grazie. A quello nero. Grazie signor Sindaco, grazie agli intervenuti tutti, che saluto e abbraccio affettuosamente, perché in gran parte si tratta di amici. L'associazione Amici del Museo raccoglie quanti amano i più variegati aspetti della nostra cultura, soprattutto cultura siciliana, e quindi questa sera è veramente per me un piacere vedere tante persone care, tante persone valide, e per ultimo, perché è arrivato per ultimo, ma lo nominiamo per primo, il dottore Franco Cassata, che non a caso è il proprietario, l'autore, il realizzatore, privato come diceva l'assessore, ha realizzato questa realtà straordinaria, il centro di Barcellona, cosa purtroppo, su iniziativa propria. Non è che l'ha fatto nell'ambito di iniziative finanziate dalla comunità europea e tantomeno dalla regione siciliana, ma come lui vorrei ricordare, perché qui di fronte a me l'avvocato Furnari, che come è stato accennato ha donato con generosità il palazzo di famiglia per farne la sede di una struttura museale che certamente mancava in una realtà come quella di Abbacaino, una bacena, e che oggi è viva e vitale grazie a una disponibilità da parte di un privato. Potrei ricordare, per rimanere nell'ambito territoriale circostante, il Palazzo dei Cavalieri di Malta di Rodi Milici, che è stato oggetto di un intervento anche da parte dell'Associazione Amici del Museo, ma che vede l'Associazione Itaca Onlus, che è un'associazione privata, che ha dotato il palazzo di una collezione tutto tondo per quanto riguarda la presenza giovannita nel territorio appunto di Rodi Milici. Ma l'elenco potrebbe continuare, è stato ricordato l'avvocato Foti, che però non ha fatto un museo antico, ha fatto un museo moderno, e quindi io mi sento, visto che sono antiquario, di antiquaria, un appassionato di antiquaria, però senz'altro anche questo aspetto è da curare. Quindi un
territorio fortunato, quello in cui ci troviamo, se consideriamo che nella provincia di Messina le realtà museali, soprattutto, sorvoliamo sul museo della città di Messina, perché è un caso patologico gravissimo, che speriamo che finalmente giunga a conclusione quest'iter del pluridecennale di apertura del Museo Regionale di Messina. Ma noi guardiamo con speranza al futuro, quindi ricordiamo gli aspetti positivi e quindi saluto anche il dottore Osvaldo Vestigino che rappresenta in questa sede la sovrintendenza e nella fattispecie la sezione dei beni etnoantropologici, che deve certamente attenzionare questa nuova realtà che, come è stato accennato, costituisce un patrimonio non solo di Basilicata, ma non solo della provincia di Messina, ma direi addirittura dell'area dell'Italia meridionale, perché un museo così strutturato non è facile riscontrarlo. Preciso che esistono realtà importanti come il museo di gesso dell'amico Mario Sarga, che riguarda però l'aspetto specifico della musica popolare, anche se vi è una congrua collezione di manufatti pastorali. Vi è il museo di Silvo Pastorale di Mistretta, museo regionale, che però vorrei ricordare dall'assessore che ha avuto un costo, per quello che mi risulta solo per l'allestimento delle collezioni, di allora c'erano le lire, 2 miliardi. Con il sindaco Gullo, il museo di Pasto è costato una cifra che non dico, perché ho chiamato comunque una lunga inferiore a 10.000 euro per l'allestimento di 17 contenitori, 6.900 IVA compresa. Questo è stato il costo concreto. Certo, poi c'è stato un costo di fatica, perché poi c'è stato l'intervento alimentare del sindaco che ogni volta che venivamo ci ospitava a pranzo o ci forniva panini perché preferivamo rimanere sul posto di lavoro. E in questa occasione vorrei ricordare, perché purtroppo non è qui presente, il contributo fondamentale dell'amico Antonello Vettignano, che è della sua intendenza, che ha disegnato gli espositori e che ha contribuito in maniera risolutiva al percorso museale. Così come devo ringraziare tanti amici qui presenti che hanno contribuito alla sistemazione proprio sul piano fisico del trasporto, perché anche in qualche caso pesante come vedete, ma in particolare per tutti io vorrei ricordare il dottor Marco Grassi che ha seguito pezzo per pezzo, realizzando anche tutto l'apparato didascalico che servirà certamente alla lettura, alla migliore lettura di questi reperti che riguardano nello specifico l'arte dei pastori. Come accennava il sindaco, a cui vorrei dedicare solo una segnalazione, io ho girato per motivi come questa, tanti comuni d'Italia, c'è tanti comuni di Sicilia, essendo siciliano, più di Sicilia, ahimè, e comuni, caro assessore, che spesso sono una vergogna della Sicilia per come sono tenuti. E con mia grande sorpresa, vedendo a Basilicata, sono rimasto sbalordito per la lindezza di questo comune, che sembra non dell'Alto Adige, ma della Germania, nord Germania. E quindi questo secondo me è un biglietto da visita che viene consegnato dal sindaco Gullo al suo successore, che certamente saprà ulteriormente migliorare le bellezze di questo centro metropolitano. Però è veramente notevole che un comune periferico come quello di Basilicata abbia una sede veramente, ripeto, linda, che non è facile
trovare altrettanto anche in tanti comuni di Sicilia. Ma passando allo specifico e ritornando all'arte dei pastori, vorrei in maniera sintetica, perché poi i reperti parleranno meglio di me, di quest'arte antichissima che inizia addirittura, perché abbiamo dei riferimenti inequivocabili, non sono delle nostre intuizioni, ma sono dei riferimenti certi, dei confronti visibili che poi verranno meglio sottolineati attraverso un apparato didattico che per il momento non abbiamo potuto affrontare sotto il profilo bibliografico, e quindi il confronto con altri reperti di altre regioni d'Europa, perché quello che vedrete esposto nelle sale del Palazzo della Via a Basilicata ha dei riscontri immediati con l'intero bacino del Mediterraneo, dalla Spagna alla Grecia e addirittura dal continente africano, in particolare dagli altopiani dell'Abissinia, con le culture dell'arco appenninico e in particolare dell'Austria e del sud di Tirolo. Perché i motivi decorativi utilizzati dai pastori dei Palomitani li ritroviamo identici in queste culture lontane che però sono unificate dal comune sentire che ha portato a quella che è l'attuale non comunità, ma io direi purtroppo mancata civiltà europea, che è comunque una cultura che ci trova accomunati tra popoli assolutamente diversi, come appunto possono essere gli spagnoli o i greci o i tedeschi e i siciliani. Tutti sono accomunati da quest'arte mantenuta nel corso dei secoli da questi ignoranti pastori che però avevano nel loro DNA una sorta di memoria genetica che ha consentito il transito di questi stipendi straordinari dal mondo della preistoria siciliana, passando attraverso l'arte bizantina, fino al Novecento. Nella seconda metà del Novecento, nel secondo dopoguerra, questa cultura straordinaria che giungeva da tanto lontano viene eliminata, una sorta di genocidio culturale che ha cancellato completamente quella che era una tradizione plurimillenaria. Da qui l'importanza di documentare, di far vedere, di mostrare questi manufatti, questi fusi, queste borracce incise, questi cucchiai dal designer modernissimo, questi barilotti scavati nei blocchi di gesso, queste cupe incise nell'erica, tutto un mondo cancellato, perché la pastorizia per fortuna continua, se no avremmo le prove. E quindi la pastorizia continua, ma i pastori, anche quelli che dicono di perpetuare quest'arte dei pastori, ahimè, sono stati inquinati da una cultura consumistica che ha obliterato quella che era una tradizione, ripeto, plurimillenaria. Per questo, e concludo, mi avvio alla conclusione, sono ben felice di aver messo a disposizione del comune di Basilicata, che è stato pronto, anche se sono passati 8 anni, ma non per la mia volontà, per lui era disponibile subito il sindaco, solo che mancava la possibilità di recuperare pure quei 6.900 euro per fare i contenitori, e i reperti non potevano essere appoggiati a terra, né io avevo ahimè la disponibilità per realizzare le strutture espositive. Io ripeto, sono ben lieto di questa impresa culturale e invito l'amico greco, che però si invia anche per il nome, appunto, e allora l'amico greco.
politico che si rende all'Assemblea regionale siciliana, alla signora D'Amico che non ho ancora ringraziato ma la ringrazio per ultima, ma è stata anche lei un sostegno fondamentale per quanto riguarda l'allestimento del museo, perché ritengo che tutti, dall'esponente della regione siciliana al cittadino di Basilicata, si debba propendere alla valorizzazione di questa struttura museale che è modesta ma concentra in sé una cultura, delle tradizioni, una vera civiltà da cui tutti noi proveniamo. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi invito, se la sindaco, di passare alla visita del museo.